Sì, si è dimesso, ti sto dicendo. Te l'ho detto 20 volte, ci devi credere. Eh sì, è così, io so che te sei, Non ti dispiace, lo so che te sei per Berlusconi. Però ha detto Berlusconi che anteposto gli interessi del paese ai suoi. Non si dicono queste cose, non si dicono. Dici, vabbè, ha aspettato 18 anni per prendere questa decisione, ma non si dicono. Io lo so che te sei comunista, insomma, pure a, guarda, domina Stalin, insomma. Che cosa? Non ci provare più a dire quelle cose, non ci provare più, perché Berlusconi è un presidente, era, oggi non è più presidente del Consiglio, questa è la notizia, e quindi va rispettato, perché lui ha una, come si dice, la carica di presidente del Consiglio ha una dignità, ha un ruolo politico istituzionale importante, quindi va rispettato. Che c'entra mo il fatto che lui andava a fare quelle feste? Là, che non significa niente, comunque il Presidente del Consiglio. Quindi, allora, il Presidente del Consiglio va, vedi a vedere, no, sto comunistaccio che non sei altro, e vattene, va a fare là fuori, va, portatelo fuori, va. Allora, diciamo per le cose serie, Berlusconi si è dimesso, ha messo i suoi, no, gli interessi del paese prima dei suoi, ha detto, ha dichiarato, quindi adesso si andrà alle elezioni a febbraio, non si ricandida, lancia Alfano, lancia la finestra. Berlusconi lancia dalla finestra, lancia Alfano, ora serve un cambio generazionale. Quindi si va alle elezioni, vediamo un po' che succede, quindi new music, nuova musica in Italia, boh, o sarà una variazione sul tema, chissà, staremo a vedere, dovrei chiamare Beethoven lì per chiedere un attimo che cosa accadrà. Certo che qui, se sa dove, no, chissà peggio, tra sinistra, centro e destra, boh, chissà, io poi non mi pronuncio, te vai a fare lì, sto comunista che non sei altro.